e iniziamo una nuova onda incantata. Allora, ieri abbiamo finito questa onda incantata pazzesca, che non so per te, per voi, ma è stata una sfida allucinante, perché comunque sono stati 13 giorni all'insegna del prendere tutto alla leggera, drammatizzare, autoironia, magia, e poi l'abbiamo conclusa con questo sigillo della notte blu, che è tutto l'introspezione, l'emotività, il mondo interiore. Quindi è stato pazzesco, perché cercare di portare questo alleggerimento all'interno, proprio nella profondità, no? Quindi tutto quello che abbiamo fatto nei primi 12 giorni, nel 15 giorno è proprio radicarlo dentro. E per me è stato sfidante, nel senso che ieri in effetti avrei voluto, se qualcuno dice per te, Giorgio, quindi poi è successo, quasi non avere contatti con l'esterno. quasi avere proprio un... Infatti avevo la diretta, giusto per... quasi avere proprio una necessità di vivere dentro, di vivere tutto dentro e con me, no? Quindi è stata così, non è a caso, inoltre anche perché era luna calante, inoltre anche perché Mercurio in Gemelli, Ciaone, tutto molto con la sensibilità, ok? Bene, allora oggi, ma cosa significa tutto questo? Significa che oggi inizia una nuova onda incantata, e proprio oggi mi sono spaccato il telefono, proprio che non si accende più. Quindi nuovo ciclo, perché come sempre succedono le cose e noi, invece di guardare il lato negativo, comprendiamo cosa, dove ci può portare questo. Nel mio caso, per esempio, mi si è rotto il telefono, che è lo strumento con cui io sto lavorando e su cui ho basato la mia vita negli ultimi 6 mesi, a parte che dico, che culo, grande storyline che mi è prestato, non si sa a questo punto neanche perché me l'aveva prestato un anno fa il telefono, quindi ho comunque quest'altro telefono con cui adesso siamo insieme, con cui sto già lavorando, ma quello che ho percepito io è una grande flessibilizzazione, cioè lavorare sulla flessibilità. Perché è vero o no che la vita è un continuo movimento, è un continuo susseguirsi di novità, e se noi non prendiamo una decisione di renderci aperti, flessibili, accoglienti nei confronti di questi continui cambiamenti, ci ostacoliamo da sole nella nostra evoluzione. Perciò questo può sembrare una banalità, ma per me, per esempio, per me non lo è. Per me non è una banalità, si è rotto lo strumento con cui io avevo organizzato tutto il mio lavoro, come riadattarlo adesso con tra un altro telefono nuovo, che ha una memoria diversa, una soluzione diversa, un'impostazione diversa, sono anche due brand diversi, il computer, più tutto il materiale che avevo dentro di là, e più ovviamente reinstallare tutte le possibilità per farmi contattare dalle persone, ritrovare i contatti. Ecco, questo a me, per me è stata una sfida di attitude, no? E vi dico la verità, Giorgi, figata! Figata, perché vuol dire che sono pronta, perché vuol dire che questo nuovo ciclo lo apriamo con nuove energie, di flessibilità e di dare il meglio di noi. Perché se non, soprattutto quando sei sfidata nella vita, tu devi dare il tuo meglio. Certo, è quando sei di fronte alla sfida, è quando sei di fronte a quello che chiamiamo l'ostacolo, che devi dare il meglio di te. E infatti questo è interessante perché il mantra della frequenza di oggi ci dice: comincio a prestare attenzione senza tensioni, apro le mie braccia, adesso non riesco a aprire, e do, esatto, e do il meglio di me. Comincio a prestare attenzione senza tensioni, vedete bene, senza tensioni, apro le mie braccia e do il meglio di me. E allora mi viene da dire, dopo l'onda incantata che abbiamo fatto, comincio a prestare attenzione soprattutto a che cosa? Soprattutto alle sfide, soprattutto al mondo interiore e soprattutto al modo in cui io pongo il mondo emotivo rispetto alle sfide all'esterno. Ok? Oggi è un giorno insieme giallo, quindi ci sono seminare. In questi 15 giorni c'è da seminare queste migliori intenzioni e lo puoi fare soltanto liberando le tensioni, prestando attenzione finalmente nella maniera giusta. Ognuno di voi saprà cosa significa per sé, ok?
però è il momento che inizi a prestare attenzione. E nei 13 giorni scorsi sicuramente hai capito dove la devi mettere questa attenzione, dove non puoi più procrastinare nel mettere questa attenzione, va bene? Nel mio caso, nelle mie priorità e anche fisicamente su dove faccio le cose. Va bene. Dunque, abbraccio aperto, iniziamo questa nuova onda incantata e andiamo a fare una bellissima respirazione. Perché come sempre, all'inizio di un nuovo ciclo bisogna settare le proprie intenzioni. Quindi oggi scrivete, scrivete, scrivete.